In questo video vedremo come realizzare velocemente a basso costo dei diorami con un buon impatto visivo per le vostre action figure. Create un progetto su carta per fornirvi delle linee guida approssimative da seguire nelle fasi successive. Procuratevi una base di legno delle dimensioni che avrà il vostro diorama. Il supporto in legno servirà per poter maneggiare e spostare la struttura durante tutta la lavorazione. Come materiale principale vi consiglio di utilizzare del polistirene espanso, facilmente reperibile presso un brico. Pannelli di circa 1,5 m per 1 m potete trovarli tranquillamente sotto i 5 euro. Volendo riprodurre un fondo roccioso, questo materiale fa proprio al caso nostro. Incidete e tagliate i bordi a vostro piacimento. Ricordate che essendo delle rocce, più sarete imprecisi e più il risultato sembrerà realistico. Non buttate niente, lavorate i pezzi di scarto per andare a creare altre rocce o avvallamenti. Fissate i vari pezzi fra loro utilizzando stuzzicadenti e una dose abbondante di colla Vinavil. Una volta che sarete soddisfatti del risultato, potrete passare alla fase successiva. Consiglio sempre di aspettare almeno 24 ore fra una fase e l'altra, in modo da far asciugare bene le eventuali colle o vernici. Ora andremo ad applicare su tutta la superficie uno strato di gesso. In questo caso ho utilizzato del gesso alabastrino, adoperato prevalentemente per la riparazione di cornici o rosoni. Questo gesso si presenta in polvere e una confezione costa poco meno di 2 euro. Considerate che per questo diorama ne ho usata circa metà. Mescolate il gesso in polvere con dell'acqua e poi lasciate riposare il composto per circa 2 minuti. Una volta che inizierà ad addensarsi, utilizzate un pennello per rivestire l'intera superficie. Noterete che nel recipiente che state utilizzando per contenere il gesso, inizieranno a formarsi dei grumi solidi. Vi consiglio di spargerli su quello che andrà ad essere il terreno del diorama. In questo modo otterrete un ulteriore effetto realistico. Una volta terminato, anche in questo caso lasciamo riposare il tutto per almeno 24 ore. Una volta asciutto, utilizziamo una bomboletta spray per verniciare l'intero diorama. Essendo il paesaggio composto prevalentemente da rocce, ho utilizzato un grigio opaco. Successivamente andremo a colorare con dei colori acrilici il nostro paesaggio nel dettaglio. Partite da un fondo di colori più scuri. Una volta terminato con i colori di base, inizieremo a dare le prime sfumature. Utilizzando la tecnica del pennello asciutto, creerete delle buone sfumature. In questo caso per le rocce, aiutatevi con il colore bianco per creare un grigio più chiaro.
Rimuovete dal pennello il colore in eccesso pulendolo su uno scottex o su un tovagliolo e date delle pennellate molto leggere. Così facendo farete risaltare le sporgenze, lasciando intravedere sul fondo il colore più scuro. Più volte adopererete questa tecnica con colori sempre più chiari, più otterrete un risultato migliore, dando al vostro diorama un effetto sempre più realistico. Ovviamente effettuerete lo stesso procedimento anche con il terreno. Un pennello sempre più privo di particelle di colore, combinato a mani sempre più leggere e colori sempre più chiari, vi aiuteranno ad ottenere un effetto difficilmente distinguibile dal vero. Per questo progetto ho utilizzato dei colori acrilici tranquillamente reperibili in qualsiasi negozio di forniture casalinghe con un reparto dedito al decoupage. A differenza di colori creati apposta per miniature e modellismo, in questo caso la spesa sarà nettamente inferiore. È arrivato il momento di dare un tocco di verde al nostro paesaggio in miniatura. Create una mistura di acqua e colla Vinavil. Andremo ad applicarla con un pennello sul terreno in modo sporadico. Fate cadere l'erba o il muschio sulle zone rivestite da colla. Una volta che la colla avrà fatto presa e sarà asciutta, provvedete a rimuovere l'erba che non ha aderito al terreno. In questo modo otterrete un manto erboso non uniforme, quindi più realistico. Esistono vari modi per produrre in casa la vegetazione a basso costo. L'erba che sto utilizzando su questo diorama è stata prodotta tritando finemente una spugnetta, la classica spugnetta che utilizziamo nelle nostre cucine. Altra tecnica potrebbe essere quella di utilizzare della segatura. Mescolatela con un colorante verde e poi lasciatela asciugare. Successivamente adopererete un colino, quelli classici che si utilizzano in cucina, per andare a separare gli eventuali grumi. Quando sarete soddisfatti del risultato, dedicatevi alla superficie su cui poggerà il vostro diorama. In questo caso io ho deciso di utilizzare la stessa basetta in legno che ho utilizzato per tutte le lavorazioni precedenti. Basterà utilizzare della carta vetrata per rimuovere gli inestetismi causati dalle vernici o dal gesso. Utilizzate sempre la carta vetrata per smussare tutti gli angoli e gli spigoli. Andremo poi a rendere la base in legno più bella, utilizzando un semplice impregnante per legno. Date più mani di impregnante per ottenere un colore più scuro. Una volta asciutto, applicate dei feltrini sul fondo e bloccate il diorama sulla base utilizzando semplicemente della colla. Per concludere, non rimarrà altro da fare che posizionare la nostra action figure nella posizione che preferiamo sul diorama. Una volta fatto, non vi resterà altro da fare che ammirare la vostra creazione.